Buonasera a tutti, siamo in onda. Vediamo come sono combinato quest'oggi. Ah, perfetto, una volta che ci azzecco il primo colpo, incredibile. Va bene. Oggi siamo avvolti nel caldo estivo, praticamente c'è scirocco, cioè praticamente sta. Oh, è tardissimo, siamo praticamente pronti. Allora, volevo spendere una parola prima di cominciare la lezione di oggi, perché la pratica di oggi si chiama Chakrasana Pranayama. No, scusate, Chakrasana Dharana. È fondamentalmente il pilastro di un certo tipo di pratica che a me piace molto praticare, però sono stato molto riluttante nel proporla perché è un po' complesso e soprattutto perché prevede una serie di cose. Quindi mi auguro che ve la possiate godere a fondo. E se per motivi che non vi, come dire, che non sono sotto la vostra responsabilità non riuscirete a godervela, comunque provate a, come dire, prenderla come una sfida. E magari se vi va potete ritornare su questo video in un momento magari un po' più tranquillo. Allora, quindi tre parole: chakra, asana, dharana. Quindi partiamo da asana, che è la parola più facile. Asana sono le posizioni. Quindi, vabbè. Hatha Yoga, le posizioni, su questo insomma non spendo nessuna parola perché insomma pratichiamo ormai da mesi insieme. Sapete di che cosa si tratta. Chakra. Allora, la parola chakra ne abbiamo parlato in qualche video un po' di tempo fa. Si riferisce a delle regioni del corpo, che sono sette. Quindi nella pratica di oggi faremo le posizioni. Ma tenendo in considerazione, come dire, la posizione e gli effetti sui sette chakra. E come facciamo? Facciamo attraverso Dharana. Dharana invece è la parola che vuol dire concentrazione. E qua vorrei spendere un attimo di più, perché la concentrazione non è altro che la capacità di porre l'attenzione e mantenere l'attenzione fissa su un determinato punto. Ed è sicuramente una delle caratteristiche di noi esseri umani più importanti e anche una di quelle più difficili da gestire e da controllare. Dharana di fatto il controllo dell'attenzione. Quindi chakra dharana vuol dire concentrazione sui chakra. E quindi fondamentalmente andremo a fare una concentrazione sui chakra in ogni posizione, in ogni asana. Quindi più o meno questo è il discorso. I sette chakra sono sette regioni del corpo e queste regioni hanno un'importanza particolare. O meglio, queste sette regioni sono controllate da sette punti specifici che si trovano tutti lungo la colonna vertebrale. Il primo è il più basso, ok? Si trova nel coccige, quindi a livello proprio della base della colonna vertebrale, ok? Il settimo è il più alto e si trova nella fontanella, quindi la parte superiore, la sommità del cranio, il bindu, ok? E quindi in ogni posizione terremo ogni posizione per sette respiri o comunque per sette conti. Se riuscite a fare sette respiri sarebbe proprio perfetto, però comunque insomma quello lo mettiamo un attimo da parte se non riuscite per sette conti e ogni numero corrisponde ad uno dei sette chakra. Quindi dobbiamo cercare di concentrarci. Una volta presa la posizione, dobbiamo cercare di concentrarci prima sul primo chakra, poi sul secondo, poi sul terzo, poi sul quarto, poi sul quinto, fino al settimo. Spero che sia tutto abbastanza chiaro.
Io comincerei da Shavasana, posizione distesa, in modo tale che andiamo a prendere un paio di minuti per prendere contatto con questi sette chakra, se no non abbiamo più fare. Quindi ci distendiamo nella posizione del cadavere, sul nostro splendido tappetino. Allarghiamo leggermente le gambe, allarghiamo leggermente le braccia, chiudiamo gli occhi. Facciamo un paio di respiri profondi, inspirando con il naso ed espirando con la bocca. Poi continuiamo a respirare solo con il naso e con gli occhi chiusi. Proviamo a sentire la colonna vertebrale. Portiamo la consapevolezza al primo chakra, il muladhara, la regione del coccige, del pavimento pelvico, il perineo. Al centro tra gli glutei, poi portiamo la consapevolezza allo suo sacro, secondo chakra, la distanza. Lo suo sacro si trova all'altezza del bacino. La zona appena sopra i glutei. Poi saliamo al terzo chakra, Manipura, lungo la curva lombare. Proviamo ad individuare la regione all'altezza dell'ombelico. Saliamo ancora al quarto chakra. Al centro del torace, ad altezza dello sterno, lungo le vertebre del dorso. Possiamo trovarlo facilmente ricercando il centro tra le scapole. Anata. Poi saliamo ancora al quinto, all'altezza delle vertebre cervicali, nel collo. Sentiamo la gola nella regione più alta della parte cervicale. Poi saliamo al sesto chakra, all'interno della testa, al centro del nostro cervello, all'altezza dello spazio per le sopracciglia, a metà strada tra la fronte e la nuca. E poi saliamo al settimo, a livello della sommità del cranio, la fontanella. Molto bene.
cerchiamo di mantenere per tutta la durata la consapevolezza dell'intera colonna vertebrale, andando a spostare l'attenzione in ciascun chakra, facendo corrispondere un numero alla regione indicata. Lentamente ci prepariamo a muovere il corpo, manteniamo la consapevolezza della colonna, ruotiamo su un fianco e poggiando le mani a terra ci portiamo ai quattro punti. Ginocchia sotto le anche, mani sotto le spalle, consapevolezza nella colonna. Andiamo a fare i movimenti del gatto. Inspirando, inarco la colonna, abbasso la pancia, apro il petto, guardo in alto. Ed espirando, contraggo i glutei, porto il pubblico in avanti, la pancia in dentro, faccio una gobba, guardo verso l'ombelico. Cerchiamo di far partire il movimento dal primo chakra. Coccige, sacro, lombare, dorsale, cervicale, occhi e poi ancora coccige, sacro, lombare, dorsale, cervicale, occhi. Ognuno col proprio ritmo, cerchiamo di far nascere il movimento dal basso, dal primo chakra, e portarlo verso l'alto, l'ultimo. Facciamo un altro ciclo completo. Poi da qui facciamo un'altra inspirazione ed espirando andiamo nel canto, stringi il punto, i piedi a terra, alzo le ginocchia, spingo con le mani, la drizzo bene le braccia, spingo con le spalle, alzo bene i glutei verso l'alto, potete tenere le ginocchia leggermente flesse, cercate di aprire bene il petto, stringere dolcemente il centro tra le scapole mentre la testa cade verso terra e il collo si rilassa. Stabilizzatevi nella posizione, attiviamo i piedi, le mani, le spalle, chiudiamo gli occhi, uno, portiamo l'attenzione al coccige. Due, osso sacro. Tre, zona lombare. Quattro, dorsale. Cinque, cervicale. Sei, il centro della testa. Sette, va bene. Poi lentamente piego le ginocchia, apro gli occhi, guardo verso le mani, faccio dei passettini in avanti. Unisco i piedi vicino alle mani, piego leggermente le ginocchia, contraggo i glutei, rilasso il collo, le braccia e piano piano vado a snocciolare la colonna vertebrale, vertebra dopo vertebra, punto il coccige verso il basso, attivo i muscoli del bacino, allineo il sacro, porto la pancia in fuori, ricreo la curva lombare, sollevo il petto, stringo le scapole, sollevo il mento, allineo la cervicale, sguardo in avanti verso l'orizzonte, fontanella che punta verso il cielo, Tadasana. Osserviamo l'intera colonna, dal coccige che spinge verso il basso, la pancia che spinge verso dietro, le scapole che spingono il petto in avanti,
il vento orizzontale, la fontanella che spinge verso il cielo. E da qui andiamo in Uttanasana. Inspiro, apro le braccia, mi allungo verso il cielo. Espiro, porto le braccia avanti, fletto il busto in avanti. I piedi sono uniti, attivi, le ginocchia sono rilassate, posso incrociare le mani, i gomiti, rilasso la testa, il collo, le spalle, lascio stirare tutta la parte posteriore del corpo. Cerco di portare il peso sull'avampiede senza scaricarlo totalmente sui talloni. Rilasso, trovo il mio equilibrio, chiudo gli occhi. Uno, provo a sentire la posizione del coccige, a rilassare i glutei permettendo al coccige di puntare verso l'alto. Due, cerco di sentire l'osso sacro. La muscolatura intorno adesso che si distende, anteriormente il pube è ben nascosto tra le cosce. 3. L'addome rientrato, la curva lombare si stira. 4. Il petto in direzione delle ginocchia, le braccia rilassate stirano la parte dorsale. 5. Il mento leggermente rientrato in direzione allo sterno mi permette di stirare anche la cervicale. 6. La fronte punta verso le ginocchia. Il cervello pesa sulla calotta craniale. 7. La fontanella punta verso i piedi. Uttanasana. Da qui riapro gli occhi, sciolgo le mani, inspiro, allineo la colonna vertebrale orizzontalmente, attenzione alla colonna, espiro, scendo con le mani a terra, faccio un passo dietro con tutti e due i piedi e poi piegando le ginocchia, poggio a terra le ginocchia. Inspirando, inarco dolcemente la colonna, apro il petto, guardo in alto. Ed espirando, piano piano, mi stendo il collo dei piedi e mi accompagno dolcemente sul pavimento, appoggiando il pube a terra, la pancia a terra. E da qui fletto il collo, poggio il mento sullo sterno, la fronte sul pavimento. Cobra. Contraggo i glutei. Attivo bene i glutei spingendo il pube a terra, lascio che le cosce si distanzino dolcemente e spontaneamente. Attivo la muscolatura lombare, inspiro, spingo con le mani sotto le spalle, tengo i gomiti stretti, proietto il petto in avanti. Non cerco di andare a drizzare le braccia, cerco di andare avanti col petto tenendo il centro tra le scapole stretto, vento rientrato, sguardo in avanti, la pancia si stacca da terra. Cobra, chiudiamo gli occhi, uno, provo a sentire la posizione del coccige, i glutei sono attivi e lo mantengono stabile, protetto. Due, osservate la posizione del bacino, l'angolazione dell'osso sacro, il pube nella parte anteriore, la parte anteriore delle anche, il cobra è molto importante sul bacino. Sentiamo intensamente. 3. Osserviamo la lombare, cerchiamo di non sentirla compressa. Se la sentiamo compressa, aumentiamo la contrazione dei glutei oppure abbassiamo poco poco la posizione, rendendola più dolce. 4. Osserviamo le braccia attive, le spalle che cercano di stare basse. Le spalle sono molto attive, cercano di spingere verso il basso piuttosto che piantarsi sul collo. Il petto viene fuori, pieno. 5. Il collo disteso, il mento rincontrato, libero dalle spalle. 6.
7. E da qui dolcemente piego i gomiti, poggio la pancia a terra, i muscoli della schiena sono ancora attivi, allargo i gomiti lateralmente, porto le mani una sopra l'altra, allargo le gambe, punto i piedi verso l'esterno, interno coscia a terra, glutei dolcemente contratti, il pupe si radica al pavimento, il mento a contatto con lo sterno, la fronte a contatto col dorso della mano che sta sopra, Madarasana, posizione del coccodrillo. Chiudo gli occhi, consapevolezza tutta la colonna vertebrale, sentiamo il coccige, 1, 2, sentiamo gli effetti non solo sulla parte posteriore ma anche sulla parte anteriore se riusciamo. Tre, sentiamo la pancia ben distesa sul pavimento, la zona lombare libera dalle tensioni che abbiamo generato con la posizione precedente. 4. Le scapole sono distanti l'una dall'altra, il torace incassato, staccato dal pavimento, solo le costole più basse sono a contatto con la terra, il resto del torace è libero. 5. La cervicale distesa, la parte anteriore del collo è chiusa, il mento sfiora lo sterno. 6. Il punto tra le sopracciglia è fortemente stimolato dall'appoggio sulla mano, l'interno della testa, la nuca è completamente esposta. 7. La fontanella punta in avanti e verso il basso. 8. Poi da qui, con l'aiuto delle braccia, spingo sul pavimento, stacco la testa dalle mani, inspiro, riapro gli occhi, guardo avanti ed espirando chiudo le gambe, porto le mani ai lati del corpo. Inspiro, vado in 4 punti, espiro, cane testa in giù. Dal cane testa in giù mi porto nel triangolo, ruoto il piede sinistro 45 gradi, faccio un grande passo in avanti con la gamba destra, piede destro fra le mani, ginocchio a 90 gradi. Inspirando, sollevo il busto. Ed espirando, raddrizzo la gamba destra e ruoto il bacino, portandolo in linea con le gambe. Il piede destro completamente verso l'esterno, il sinistro verso l'interno. Da qui inspiro, apro le braccia, espando il petto, allungo le mani. Ed espirando, allungo il fianco sinistro, chiudo il destro e dolcemente mi poggio. Con un altro bel inspiro, cerco di stirare ulteriormente il fianco sinistro, aprire bene il petto. E se riuscite potete ruotare lo sguardo alla mano che sta sopra, la mano sinistra. Questa posizione la manteniamo con gli occhi aperti. 1. Osservate la posizione del coccige, il lavoro delle gambe, gli uteri. 2. Osservate le sensazioni nel bacino, confrontando lato destro e lato sinistro. 3. Cerchiamo di allineare bene la colonna, osserviamo il fianco destro e il fianco sinistro. 4. Stringiamo il centro tra le scapole mentre il petto si allunga, le braccia crescono, una verso il basso e l'altra verso l'alto. 5. Sentiamo il collo nella sua leggera torsione. 6.
lo sguardo fisso. Sette. Inspiro, braccio sinistro va dietro, busto si solleva, braccio destro orizzontale. Espiro, piedi paralleli. Attenzione alla colonna vertebrale, centriamo la colonna mentre osserviamo lato destro e lato sinistro del corpo, nella posizione asimmetrica. Possiamo notare enormi differenze tra un lato e l'altro. Chiudo il piede destro, ruoto il sinistro verso l'esterno, vado in trikonasana verso sinistra, inspiro, espiro, mi allungo e dolcemente poggio la mano sulla gamba sinistra, apriamo bene il bacino, mi raccomando, chiudiamo il fianco sinistro, stiro il fianco destro. Braccio destro che cresce verso il cielo, mi raccomando, non lasciate che la spalla si abbassi, spingo verso l'alto, sguardo la mano destra. E ancora uno. Due. Concentrazione. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Inspiro, braccio destro orizzontale, sinistro pure. Espiro, piedi paralleli. Afferro i fianchi, inspiro, apro il petto in avanti, stringo il centro tra le scapole, attivo bene gli alluci, spingo sul pavimento, cosce contratte, espiro, vado leggermente indietro con gli gluteo e piano piano mi lascio scendere in prasarita, padottanasana, posizione di piegamento in avanti, con le gambe larghe, rilasso il collo, lascio che la parte posteriore del corpo si allunghi, rilasso i glutei, tengo i quadricipiti contratti, l'addome leggermente attivo, la pancia rientra, il pubblico si nasconde tra le cosce, il collo rilassato, cerchiamo di non tenere tutto il peso sui talloni, uno, cerco di sollevare il coccige verso il cielo, come in Uttanasana. Due, il pube nascosto tra le cosce, rosso sacro, cerca di orientarsi verso il basso. Tre, la lombare si allunga, la pancia leggermente attiva, l'addome leggermente attivo, pancia rientrata. Quattro, le scapole rilassate, le spalle pure, il petto scende verso il basso, la dorsale si allunga. 5, il collo rilassato, il mento leggermente verso l'interno, la cervicale si allunga e dolcemente. 6, il centro tra la fronte si libera da ogni fatica, rilassiamo il viso, gli occhi. 7, la fontanella appuntata verso il pavimento. Poi sciolgo la presa dei fianchi, scendo con le mani a terra, inspiro, spingo sulle braccia, allineo il busto orizzontale. Respiro, piego le ginocchia e piano piano mi porto in ginocchio. Da qui ruotiamo di 90 gradi, ci portiamo in posizione inginocchiata, le ginocchia alla larghezza dei fianchi, il bacino sopra le ginocchia. Potete tenere i piedi distesi oppure puntare i piedi a terra. Andiamo
Ustrasana, il cammello, pulsione molto intensa. Se non riuscite a mantenerlo così tanto tempo, se sentite fatica nel collo, se sentite troppa pressione sulla lombare, allora adottate una variante semplice afferrando i fianchi e spingendo bene i fianchi per creare un buon appoggio del braccio sull'anca. Se invece siete confidenti con la posizione, mantenetela per tutti e sette i cicli. Attivo bene i glutei, attivo dolcemente l'addome. Inspiro, alzo il braccio destro, mi allungo verso l'alto. Espiro, scendo con la mano destra sul tallone. Inspiro, alzo il braccio sinistro, mi allungo verso l'alto. Ed espirando mi appoggio con la mano sinistra sul tallone. Il pugno in avanti, il petto in alto. Cercate di non comprimere troppo la lombare, mi raccomando. Il mento rientrato, il collo si allinea alla curva e all'angolazione della dorsale. Chiudo gli occhi. Uno. Il coccige dovrebbe ancora puntare verso il basso. Due. Tre. Sentiamo la stimolazione della lombare, la distensione dell'addome. 4. L'apertura del petto, il centro tra le scapole ben stretto. 5. La cervicale, il mento leggermente rientrato. 6. Centro della fronte. 7. Inspiro, guardo avanti, alzo il braccio sinistro. Espiro, mi tiro in avanti e vado avanti col braccio destro. Poggio le mani a terra, unisco le cosce, i piedi, stringo bene tra di loro, mi siedo sui talloni e vado in balasana, posizione del bambino. Poggio la pancia sulle cosce, tengo un po' orientata in modo tale da provare a appoggiare anche il torace sulle cosce. Scendo con la fronte a terra e scivolo con le mani dietro ai lati dei piedi, avvolgendo con le spalle le mie ginocchia. Chiudo gli occhi. Uno. Manteniamo tutta la schiena rilassata, portiamo la consapevolezza al coccige che punta verso i talloni. Due. Osserviamo la sensazione del respiro che da dentro stimola l'osso sacro e la zona pubblica. Tre. Sentiamo chiaramente il diaframma spingere la pancia contro le cosce e al tempo stesso distendere dall'interno la curva lombare. Quattro. Sentiamo il torace che si espande con l'inspiro e allo stesso modo il diaframma va a stimolare questa volta le cosce attraverso il petto e la zona dorsale. Sentiamo che si allontanano le scapole con l'inspiro. Cinque. Il nostro collo, il mento rientrato, la cervicale stirata. 6. Sette. Poi da qui lentamente scivolo con le braccia in avanti, distendo bene le braccia. Inspiro, 4 punti. Espiro, carica destra in giù. Sempre consapevolezza sulla colonna vertebrale.
dal piano testa in giù, piano piano, faccio dei passettini in avanti, incrocio le gambe, mi siedo e vado con le gambe distese in avanti. Piedi a martello, quadricipiti contratti, cerco di avvicinare il retro e le ginocchia al pavimento, scivolo con le mani dietro la linea dei glutei con le dita che guardano verso il corpo. Dandasana, il bastone. Nel bastone dobbiamo cercare di proiettare il pube dentro le cosce, come in tutte le posizioni di piegamento in avanti. I glutei cercano di andare in direzione delle mani, la pancia in avanti, la schiena si solleva, le braccia spingono sul pavimento, le scapole si stringono lontane dal collo, il mento orientato, lo sguardo in avanti, attivo bene ancora le gambe, la pancia un po' in dentro, chiudo gli occhi. Uno, osserviamo la posizione del coccige. Due. Tre. Cerchiamo di ricreare la curva lombare, aiutandoci con la forza delle braccia, con la forza dei muscoli dell'addome e della schiena. 4. Le scapole si stringono, le spalle si stringono verso il basso, il petto viene fuori. 5. Mento rientrato, cervicale stirata. 6. Fronte rilassato. 7. La fontanella punta verso il cielo. Inspiro. Lentamente riapro gli occhi. Espiro. Rilasso le braccia. Le porto poco poco più indietro. In una posizione più comoda rispetto a prima. Piego il ginocchio destro. Andiamo in Ardha Matsyendra. Piede sinistro a martello. Piede destro all'altezza del ginocchio. Mano destra che rimane dietro, ma ruota con le dita verso dietro. Mano sinistra che va, braccio sinistro che va ad abbracciare il ginocchio dall'esterno. Oppure se riusciamo a stringere, ritucchiando un po' la pancia, possiamo provare ad incrociare il gomito oltre il ginocchio. La mano aperta, rivolta verso destra. Inspiro, gonfio la pancia. Espiro, risucchio la pancia, spingo col gomito e con la mano da dietro, vuoto il petto verso destra, libero il petto verso destra, allineo bene le spalle, le allontano dal collo, vuoto dolcemente il collo. Il piede sinistro rimane a martello, il piede destro ben radicato a terra. Uno, chiudo gli occhi, coccige. Due, possiamo apprezzare il lavoro sulle due anche, confrontando lato destro e lato sinistro. Tre, sentiamo il lavoro dentro la pancia, la spirale della colonna che comincia a costruirsi nella zona lombare. Quattro, il centro tra le scapole, il petto che si apre, mi raccomando qua alle spalle. 5. La spirale che si chiude nella cervicale, il mento orizzontale. 6. Il centro tra gli occhi, gli occhi sono allineati, le orecchie sono allineate, la testa deve rimanere in posizione. 7. La spirale esce dalla fontanella e va verso il cielo. Inspiro, espiro, rilasso il braccio sinistro e dolcemente vado a ruotarmi e torno in avanti. Libero il braccio destro, quindi libero la gamba destra e mi allineo al centro.
prendiamoci un istante al centro, confrontando un po' le sensazioni sulle due anche, sulle due spalle soprattutto. Non dovreste sentire particolare intensità nel collo durante la pausa. Se la sentite, probabilmente è dovuta ad una mancanza di forza o di allineamento della regione delle spalle che vanno a prendere sul collo. In quel caso, piuttosto che creare una posizione perpendicolare al pavimento come questa, ok, andatevi ad inclinare un po' di più, in modo tale che avete anche il posto di piegare il gomito, ok, in modo tale che la colonna rimanga dritta, anche se non è sull'asse verticale, ma è su un asse obliquo. Ognuno con la propria elasticità. Andiamo a ripetere sull'altro lato, piego il ginocchio sinistro, piede aderente al ginocchio, destro, piede destro al martello, libero la mano sinistra dietro, risucchio un po' la pancia, stringo il ginocchio, lo posso abbracciare con il gomito, oppure incrociare il gomito contro il ginocchio, il palmo rivolto verso sinistra, la mano è aperta, rimane stabile. Stabilizziamo l'appoggio a terra, cerchiamo di capire quanto le spalle sono chiuse, se sono troppo chiuse mi lascio andare un po' indietro, se invece ho spazio cerco di stare perpendicolare al pavimento. Inspiro con più la pancia, espiro il risucchio, spingo con le braccia, libero il petto verso sinistra e poi dolcemente ruoto il collo, chiudo gli occhi, 1, 2, cinque, sei, sette, libero il gomito, inspiro, vado avanti. Distendo la gamba sinistra, inspiro, allungo le braccia, andiamo in Paschimottanasana, espiro, mi piego in avanti con tutto il corpo, porto le mani ai talloni, se non arrivate ai talloni vi suggerisco fortemente di portare le mani sotto i polpacci. E quando porto le mani sotto i polpacci, questa è una posizione molto interessante. In realtà la consiglio anche a chi arriva ai talloni, giusto come variante. Se io poggio bene il palmo delle mani sotto il polpaccio, attivo i quadricipiti, i talloni si sollevano da terra. E questo aumenta la sensazione di stiramento e il lavoro sul bacino. Inspirando provo a crescere in alto, aprire il petto, raddrizzare la schiena dietro. Ed espirando attivo le braccia, piego i gomiti, cerco di portarli verso il pavimento, rilasso il collo e mi adagio sulle cosce. 1, rilasso i glutei. 2, sentite un forte stiramento nella zona bassa della schiena tra sacro e lombare. 4, le scapole sono lontane l'una dall'altra, il petto scende in direzione del ginocchio. 5, collo rilassato per evitare stirata dolce. Velocemente il mento leggermente rientrato come sempre. 6, la fronte in direzione delle ginocchia, la nuca ben esposta.
7. La fontanella, punta in direzione del piede. 1. Inspirando, allento la tensione delle braccia, riapro gli occhi, guardo avanti. Espiro, libero le mani da sotto. E piano piano mi lascio srotolare a terra, molto lentamente. Cerchiamo sempre di gestire bene questi passaggi che non ci facciano perdere le sensazioni che abbiamo creato con le posizioni. Poggio il sacro, lombare, dorsale, scapole, spalle, nuca. Osserviamo la sensazione sulla colonna vertebrale, su tutto l'asse. Non solo nelle zone che sentiamo maggiormente stimolate. Poi da qui porto le punte dei piedi verso l'alto, scivolo con i talloni sul tappetino, punto le ginocchia verso l'alto, avvicino i talloni ai glutei, andiamo nel mezzo ponte, Setu Bandha, Sarvangasana. I piedi sono alla larghezza dei fianchi, se riuscite ad afferrare le caviglie sarebbe un'ottima cosa, però dovete cercare di afferrarle senza portare le caviglie al di qua del ginocchio, okay? La caviglia rimane sempre sotto il ginocchio. Se non riuscite a afferrare le caviglie, andrete ad intrecciare le dita delle mani sotto di voi quando, una volta che ci solleviamo nel mezzo ponte. Se invece riuscite ad afferrarle, allora mantenete salda la presa e provate a far crescere la posizione verso l'alto. Quindi attivo bene i piedi, piante dei piedi ben attive, mento rientrato, scapole strette, spalle a terra. Inspirando, attivo i glutei, attivo la lombare, sollevo la pancia, stringo le scapole, eventualmente intreccio le dita delle mani, come vi ho detto prima, in questo modo, oppure tengo la presa delle caviglie. Lo sterno spinge verso il mento, ma senza comprimerlo. Chiudo gli occhi. 1. Il coccige punta questa volta in avanti, in direzione tra il centro delle ginocchia. 2. Il sacro è parallelo al pavimento. 3. La curva lombare spinge la pancia in fuori. 4. Le spalle, i gomiti, il centro tra le scapole stretto fa crescere il petto verso l'alto, verso il mento. 5. La cervicale molto stirata, la parte anteriore del collo è fortemente chiusa. 6. Il viso rilassato, fronte rilassata, centro tra le sopracciglia libero. La nuca invece è con una forte pressione. 7. Fontanella punta di. Inspiro, apro gli occhi, espiro piano, 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 rilasso le gambe, rilasso la schiena, libero le mani da sotto la schiena, piano, piano, vado a spalmarmi la pedina. Quando sento la zona lombare piatta sul tappetino, allora stacco i piedi da terra, afferro le ginocchia a pavana, con la forza delle braccia stringo le ginocchia verso il corpo, le cosce aderiscono alla pancia, il sacro rimane a terra, tutta la colonna ben piantata sul pavimento, l'unica zona sollevata è la curva cervicale, ma il mento rimane comunque abbastanza rientrato, quindi la cervicale è abbastanza distesa. E anche qui uno, lavoriamo con respiro in questa posizione. 2. Quattro.
5. Poi sciolgo l'intreccio delle mani, punto i gomiti sul pavimento, vado in Setubandha Sarvangasana, la posizione della candela, alzo i glutei da terra, stacco il sacro, la lombare da terra, spingo sui gomiti, ginocchia vicino al viso. Le mani vanno a sostenere anche il peso del bacino, va sulle mani e quindi scarica sui gomiti. I gomiti sono più stretti del posto. Il mento rimane fermo, il collo ben stirato dietro, il mento vicino al petto, come nel mezzoponte. Le gambe piano piano, se la sentite, e allungate verso l'alto. Manteniamo la mezza candela senza aggredire troppo e andare troppo su col bacino. I piedi puntano verso il cielo e dovrebbero essere in linea col centro degli occhi. Chiudo gli occhi. Uno, il coccige. Troviamo la posizione del coccige in questo esercizio. Due, il bacino, osso sacro. Lombare, ombelico. 4. Le spalle, le braccia, sconvolgendo di buona parte del nostro peso, quasi tutto. 5. Lo stiramento cervicale, molto importante. La chiusura del mento in direzione dello sterno, la stimolazione della tiroide. 6, rilassiamo il viso. 7. Inspirando, riapro gli occhi, piego le ginocchia. E dolcemente accompagno la schiena a terra nella posizione del pilastro. Mantengo quindi tutta la colonna piatta sul pavimento e le gambe questa volta sono dritte, perpendicolari al terreno. Porto i piedi a martello, stiro la parte posteriore della gamba, stiro il retro del ginocchio. Mani a terra, palmo delle mani sul pavimento. Chiudo gli occhi. Uno. Quattro. Cinque. Sei. Poi da qui molto lentamente abbasso le gambe e le porto a terra. Allargo dolcemente le gambe, punto i piedi verso l'esterno, ruoto il palmo delle mani verso l'alto, lascio che le braccia si aprano, che le scapole si facciano piatte sul pavimento. Chiudo ancora gli occhi. Shavasana. Andiamo a rilassare completamente il corpo. Rilassiamo la fronte, gli occhi, i muscoli della bocca, la mandibola, la lingua. E proviamo ad esplorare
le sette regioni con maggiore dettaglio. Partiamo dalle dita dei piedi ed esploriamo il primo chakra, attraversando le piante dei piedi, tutta la lunghezza dei nostri piedi, fino ai talloni, le caviglie, e risaliamo lungo le gambe, ci prendiamo un istante nelle ginocchia, poi continuiamo a salire nelle cosce, fino ai glutei e il perineo, provando a percepire tutti i collegamenti tra le nostre gambe e il perineo al centro tra i glutei. Poi entriamo nella regione del secondo chakra, partendo dalla regione genitale esterna, proviamo a sentire la sintesi pubica, le ossa del pube, le anche, i muscoli delle anche, l'interno del bacino, l'osso sacro. Poi saliamo alla regione del terzo chakra. Rilassiamo la parete addominale, i fianchi, i muscoli lombari, provando a percepire la distanza che separa la curva lombare dal pavimento, lasciando cadere la curva verso terra, spontaneamente. Spostiamo la consapevolezza anche all'interno della pancia, sentendo i visceri morbidi, mossi dal nostro diaframma che spontaneamente vi spinge dolcemente e li massaggia. Poi saliamo al quarto chakra, partendo dalle dita delle mani. Passiamo la lunghezza del palmo, del dorso, i polsi, le avambracce, il gomito, la parte superiore delle braccia, fino alle spalle, i muscoli del dorso, i muscoli del petto, tutta la gabbia toracica, i polmoni, il cuore, provando a percepire l'intera regione connessa al centro tra le scapole. Poi andiamo al quinto chakra, la regione del collo, rilassiamo la muscolatura intorno al collo, osserviamo i muscoli della cervicale, rilassiamo le appoggi,
Ripassiamo la parte anteriore a livello del polo d'arno e sentiamo la gola all'interno. Rilassiamo la lingua, la mandibola e proviamo a percepire la cavità, lo spazio all'interno della gola che si collega all'interno. Rilassando bene le labbra, le guance. Questo spazio che si collega anche all'interno delle nostre orecchie. Percependo come tutti questi punti siano connessi alla prima vertebra cervicale, quella che si infila alla base del cranio, proprio sotto la nuca. Poi saliamo ancora un po' la regione del sesto. Sentiamo al di sopra del palato il nostro cervello. Rilassiamo bene gli occhi, le palpebre, le sopracciglia, la fronte. E proviamo a sentire il centro delle sopracciglia. Da questo punto più esterno proviamo a penetrare all'interno del cervello fino a raggiungere il centro del nostro cervello, proprio sopra il palato. E poi da questo punto andiamo ancora più in alto, attraversiamo la fontanella sentendo il cuoio capelluto, i capelli e lo spazio che c'è al di sopra della nostra testa. Proviamo ad osservarci nella nostra interezza, ricomponendo tutti i pezzi in un'unica entità. E piano piano, apprezzando la condizione in cui ci troviamo, dolcemente ci prepariamo a risvegliarci. Andiamo a muovere il nostro corpo, risvegliando le sensazioni di tutto il corpo. Quando ci siamo sciolti un po' meglio, ci rotiamo sul fianco, facciamo un paio di respiri. E poi ci solleviamo. Bene.
questo tipo di pratiche in realtà sono in qualche modo preparatorie per una meditazione più profonda, però diciamo, non, diciamo questo tipo di meditazione poi dovrebbe durare parecchio, quindi non possiamo permetterci di farlo insieme. E, però insomma vi invito a osservare la condizione in cui vi trovate in questo momento e, provando in qualche modo a ricordarsela durante, diciamo, anche durante le altre lezioni che facciamo, proprio per cogliere quella che è la differenza tra una pratica fortemente incentrata sulla concentrazione e una pratica invece dove la concentrazione è guidata dal corpo. Sono due tipi molto differenti e sicuramente questo tipo di pratica è una pratica che ci apre molto di più alla sfera mentale dello yoga. Bene, detto questo, io vi ringrazio. Grazie. E ci vediamo domani. Un abbraccio. Abbiamo fatto tardi, oggi abbiamo fatto un po' più tardi del solito. Scusate l'età. Ciao.